The Resident, trama seconda puntata. La scelta difficile di Conrad. L'affascinante medical drama The Resident, in onda su Rai 1, sta appassionando tutti i fans del genere. È piacevole e confortante vedere dai medici che si battono per porre fine a ingiustizie ed errori le cui vittime principali sono esclusivamente i pazienti. Un esempio lampante in questi primi episodi è quanto sta facendo Nicolette, che ha dei gravi sospetti su probabili abusi compiuti dalla dottoressa Lan. Saranno fondati? Il giovanissimo Devon, invece, sta iniziando a comprendere quanto sia difficile non affezionarsi ai pazienti con cui ha a che fare. Ma non solo il giovane specializzando sta constatando anche quanto questo può rendere affascinante, ma anche complessa, la sua missione di medico. Quali sfide potrà affrontare questa volta? Lo scopriremo, ma prima di approfondire ogni dettaglio riguardante tutti i protagonisti di The Resident, facciamo un breve riassunto degli ultimi avvenimenti. The Resident. Dove eravamo rimasti? Al Chastain Park Memorial Hospital è il primo giorno da specializzando per il giovanissimo Devon Pravesh. Lo studente viene affiancato dal dottor Conrad Huskins, brillante quanto spregiudicato talento della medicina. A fianco a loro, nelle avventure che vivranno, la dottoressa Nicolette Nevin, una vecchia fiamma di Huskins, ancora non del tutto spenta. Quotidianamente i tre si trovano di fronte a diverse ingiustizie, ai danni dei pazienti, che non possono evitare di contrastare, purtroppo, non senza conseguenze per loro. Ad esempio, Conrad vede un paziente in lista d'attesa da 2 mesi per un trapianto di cuore, messo da parte a vantaggio di un politico che ha appena avuto un infarto. Oppure una donna, Luisa Rodriguez, che l'amministrazione dell'ospedale si rifiuta di curare poiché è sprovvista di copertura assicurativa e permesso di soggiorno. The Resident, trama seconda puntata, episodio 4. Crisi d'identità. I ritmi in ospedale sono sempre altissimi, specialmente nel pronto soccorso. Un errore di comunicazione fa commettere a Conrad una grave distrazione. A seguito del decesso di un paziente, infatti, il dottor Harkins lo comunica alla famiglia sbagliata. Non appena si rende conto della cosa, cerca subito di correre ai ripari, seppur con qualche problema. La dottoressa Nevin è sempre alle prese con la ricerca delle cartelle cliniche che riguardano i pazienti della Hunter. Ormai è un vero e proprio mistero. Devon, che inizia ad avere i primi contatti con i pazienti, si affeziona moltissimo a un anziano signore ricoverato lì. Brutto momento invece per la dottoressa Mina, che si sente un po' emarginata a causa di un suo atteggiamento considerato troppo audace in chirurgia. The Resident, trama seconda puntata, episodio 5. Errore fatale. Il personale medico del Chastain Park Memorial Hospital è all'estremo delle forze. Dopo aver compiuto ben 3 interventi contemporaneamente, l'equilibrio nervoso è precario. Vi sono le prime incomprensioni tra Conrad e Nicolette. Quest'ultima, infatti, prende una decisione che fa molto arrabbiare il collega. Fa la richiesta di un altro dottore, esattamente il dottor Hood, per dare man forte in uno degli interventi, e Huskins non la prende affatto bene. La dottoressa Lan Hunter, sentendosi costantemente sotto accusa dalla Nevin per via delle cartelle che non si trovano, decide di iniziare a screditare quanto sostiene l'infermiera, e non mancheranno colpi bassi. Infine giunge all'ospedale un signore molto facoltoso che comunica l'intenzione di fare una grossa donazione di denaro al reparto oncologico, seguito proprio dalla Lane. Come andrà a finire questa vicenda? The Resident, trama seconda puntata, episodio 6. Costi quel che costi.
Nicolette condivide con Devon i suoi sospetti circa la questione delle cartelle. Secondo lei, la dottoressa Hunter farebbe delle prescrizioni eccessive a dei pazienti per poter usufruire delle prestazioni assicurative. Un'accusa molto grave, soprattutto per la salute dei pazienti. Sarà vera? Intanto Conrad riceve la visita del padre, che gli comunica l'intenzione di voler aprire un ospedale privato. La proposta che gli fa è di quelle destabilizzanti e che non si possono rifiutare. Vuole che sia lui a gestirlo. Una brutta esperienza viene vissuta dalla dottoressa Okafor. Viene quasi rapinata da un giovane che poi scopre provenire dal suo stesso quartiere e decide, anziché denunciarlo, di dargli una mano. La Nevin chiede aiuto a Devon per tenere d'occhio la dottoressa Lane, per trovare conferma di quelli che sono i suoi sospetti. Ciò che scopriranno ha dell'incredibile. Che cosa deciderà di fare il dottor Conrad? Accetterà o meno la proposta del padre? E la dottoressa Hunter è davvero protagonista di frodi assicurative? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.